Ciao, allora oggi vi volevo fare un video sui prodotti che ho all'interno del beauty case da viaggio. E questo è praticamente il beauty case che io ho sempre pronto a casa. Soffrendo di occhio secco, può capitare la mattina che io abbia una crisi e quindi non possa alzarmi dal letto perché ovviamente ho gli occhi, un occhio in particolare, questo qui. Talmente dolorati, talmente feriti, che comunque sono costretta a rimanere con gli occhi chiusi e di fatto sono immobilizzata a letto perché rischio di andare in giro e schiantarmi ovunque, quindi ho la massima dell'autonomia per andare in bagno o se sto a casa mia per arrivare in cucina perché comunque sta vicino. Se sto a casa di mia madre comunque arrivo in bagno e basta perché sennò dovrei fare le scale. E quindi comunque capita spesso che io debba chiamare mio padre per farmi preparare la borsa, e quindi preferisco non lasciargli le cose tutte sparse in giro e magari lasciargli le cose facili da rintracciare, anche se viene comunque magari a volte con mamma, quindi, però comunque è meglio che abbiano tutte le cose facilmente individuabili. E per questo io ho sempre pronto questa, che è anche quella che utilizzo poi normalmente in bagno, quindi la tengo sul lavandino, ci sono alcune cosine che mi servono quando faccio la doccia. E ho pensato appunto di farvi vedere quello che ho all'interno perché comunque può essere utile anche come beauty case da viaggio, essendo comunque un kit ufficialmente da viaggio, perché bene o male ci sono tutte le cose che possono servire per 2 o 3 giorni fuori. Quindi iniziamo. Ah, innanzitutto questa qui è una delle trousse che vendono da IKEA. È molto spaziosa, è molto ampia, contiene all'interno l'universo e ci sono sia questa grande dimensione, che metto il paragone con la mia mano, sia più piccoline, e ve la consiglio perché appunto io la trovo buonissima, utilissima. Iniziamo random pescando. Allora, ho la spugna, la pezza della Canebo, quindi della Sensai, e questa la trovo buonissima, sia per rimuovere il make-up sia come scrub. Ha infatti questo tessuto un pochino duro, un pochino ruvido, che comunque effettua uno scrub molto buono, ma allo stesso tempo è anche delicata in modo da non irritare gli occhi. Io poi soffro di, appunto dicendo, di occhio secco, ho degli occhi estremamente sensibili, estremamente delicati, quindi comunque non posso utilizzare prodotti eccessivamente aggressivi e questa non lo è. Andando avanti ho, piena di capelli, la spazzola di H&M e questa è la riproduzione di una spazzola famosa francese. Mi ci trovo benissimo, non strappa i capelli, non li elettrizza e sarà un ottimo acquisto. Poi, tonico. Questo è il tonico della Douglas XS Small, sì, XS Small, è appunto il tonico. Io lo applico dopo essermi struccata un pochino sul viso e poi vado a risciacquare per comunque togliere il prodotto perché non lo so, non mi piace mai avere lasciare prodotti sul viso, però comunque rinfresca la pelle, la compatta, mi piace molto come conclusione di un percorso di struccaggio. Poi qualche campioncino anche all'interno, appunto, tra cui della Clarins, il creme haute exigence, ma c'è l'italiano, crema antirughe ridensificante giorno. È una crema praticamente per il viso, nutriente, idratante e campioncino, ancora non l'ho utilizzata quindi non so dirvi. Poi altra spazzola, quella con i capelli, questa la utilizzo per soprattutto per fare il ciuffo e quando voglio dare un mosso un pochino più accentuato ai capelli. Comprata da un negozietto vicino casa, tranquilla, ce ne sono trovate miliardi in giro. Della BioHeart, l'olio biologico da Rosa Moschita, questo qui.
Io lo utilizzo per il contorno occhi e per le parti più secche del viso, quindi prendo giusto due goccettine, lo passo sulle mani e vado a leggermente tamponare, quindi sul contorno occhi e le parti più secche del mio viso. Senza lode, senza inganno, non l'ho comprato, mi è stato regalato da mia zia, però non è malaccio come prodotto, cioè non vedo queste, diciamo. La soderia, non vedo questi risultati grandiosi, però comunque non mi dà nemmeno problemi, quindi continuo a usarlo. Poi ho un deodorante, questo è l'Allume di Rocca della Natura Amica, questo qui, e è un deo stick 0% di conservanti, alcol e parabeni, praticamente è allume di rocca puro. Passa sotto l'ascella, sinceramente non mi piace particolarmente. Lo utilizzo giusto per terminarlo perché comunque se no penso che non lo finirò mai. Però non mi piace molto perché comunque a me piacciono i deodoranti che profumano, che hanno un odore. Questo è molto, è neutro, non ha niente all'interno, quindi è solo sto sasso. E basta. E andiamo avanti. Poi, allora, capelli in giro qua così, allora, si chiama ancora, allora, sì, Nera Douglas, sempre della linea XS Small, c'è la 4 in 1 All Over Cream. Praticamente questa è una crema all over per tutto il corpo, quindi per le mani, per il viso, per i capelli, per che mi sono persa, faccia, corpo, mani e capelli, sì, quindi praticamente tutto quanto. Come ci sono trovata male? L'ho utilizzata sul viso e non ho avuto grandi problemi, anche sulle mani ha lasciato una bella idratazione e non contiene parabeni, sto leggendo adesso, però come sapete a me non è che il fatto che contenga parabeni o meno è un grande incentivo, cioè se a me il prodotto piace, se non hai parabeni meglio, se li ha pazienza. E in ogni caso la trovo ottima come crema da poter portare in sostituzione di altri prodotti quando magari non vogliamo portarci 200 cose. Proprio perché comunque è un 4-in-1, quindi la possiamo utilizzare per tutto il corpo e quindi ve la consiglio. Andiamo avanti. Allora, della Clarins ho un campioncino di struccante per occhi sensibili e è un bifasico, quindi si agita e va. Sì, questo è delicatissimo, però toglie il make-up degli occhi in modo favoloso. Io devo utilizzare comunque prodotti delicati e questo non mi ha mai dato problemi. Anche quando magari utilizzo un pochino più di prodotto, quindi c'è il rischio che possa andare all'interno dell'occhio, non mi ha mai creato problemi, non mi ha mai fatto irritazione, non mi ha mai infiammato l'occhio, non mi ha mai bruciato, e quindi comunque mi piace molto, è utile anche, soprattutto perché comunque essendo una confezione da viaggio è comodo. Poi la Phyto 7, quindi la crema per i capelli, anche questa, come detto, ve l'ho già parlato, l'ho ricomprata e mi ci trovo molto bene. Questa è per i capelli secchi, la Phyto 9 è per i capelli molto secchi. Io la utilizzo sulle punte, a capelli asciutti, prima della messa in piega con la mia tecnica dei torcigliani notturni, e metto il link qui. Tranquille, le punte sono nutrite, sono compatte, più disciplinate e quindi mi ci trovo molto bene. Poi, un'altra spazzolina, anche questa piena di capelli. Questa è una spazzolina soprattutto per cotonare. Io la utilizzo quando magari faccio la coda e voglio dare un pochino più di volume all'indietro, quindi la applico, do una leggera cotonata e via. È carina, anche soprattutto anche quando uno deve fare la coda, le code quelle che devono essere molto lisce, senza quindi ciuffetti, capellini. Quindi questa riprende molto bene. E questa è poi tipo una sterlina da Primark. Poi la crema per i brufoletti, io uso la Gentamicina Teva, Gentamicina e Gentalin Beta, anzi sono Gentalin. Poi,
Il Moroccan Oil, questo è quello light, quindi per i capelli sottili e dai colori chiari. Io in realtà utilizzavo anche quello normale. Questo mi è stato dato da una mia amica che si è ritrovata dei campioncini, sapendo che a me comunque piace molto, me l'ha regalati, quindi lo sto utilizzando. Poi, allora, della True Blue Spa Green e Berit, crema corpo. Questa sinceramente ancora non l'ho utilizzata. Ha un buon profumo. È un campioncino, non mi ricordo nemmeno quando me l'hanno dato. Però non l'ho ancora utilizzato, quindi. Ah sì, ok, questo l'ho messo dentro per utilizzarlo sulle gambe perché è molto nutriente e io avendo le gambe molto secche preferisco comunque utilizzare qualcosa di bello corposo, bello pesantoso e questo lo utilizzerò per quello. Poi della Maria Galland, sì, della Maria Galland, una lozione mattificante per il viso, quindi è liquida, ne applico poche gocce sulle dita e la vado a stendere nella zona T e dà un effetto un pochino più, mi stava cadendo, un effetto un pochino più matte appunto al mio viso. Una pinzetta. Capelli. Un'altra crema idratante, cose random proprio qua dentro, un po' di tutto c'è. Una crema idratante leggera della Aderma. Questa non mi piace molto, mi ricordo di averla utilizzata, però non mi piace molto perché è proprio leggera, leggera, leggera. Nel senso, io ho la pelle comunque mista, mista con zone secche, però questa anche dove sono mista, quindi nella zona T, non fa un cavolo. Infatti, quando l'ho utilizzata, ho dovuto poi utilizzarne un'altra per dire idrata, idrata, perché questa non faceva proprio niente. Poi, rasoio, un campioncino di olio prodigioso della Nuxe, questo qui. Poi, un'altra crema, Defense Elixir Satin della Bionic, una crema rigenerante. Questa è quella che ho utilizzato per riparare a quello che non aveva fatto alla derma. E quindi questa è molto più idratante rispetto a quella lì. Però comunque è un campioncino, quindi non so dirvi poi nel tempo quanto può essere davvero efficace. Poi un contorno occhi, la Impact Quick Recover Eye Cream della. Oddio, tu sei della. Young Blood, senza lode e senza inganno, non, è un campioncino, non ho visto grandi risultati, però comunque essendo un prodotto che utilizzo saltuariamente, non è che ho avuto questa esperienza di utilizzo continuativo, quindi non posso dire sì, nel tempo è durato molto. Poi ho visto adesso che si è rotto o quasi il colluttorio della Colgate Plax. Questo qui era una confezioncina da una travel size spesa al supermercato. Un fermaglio, quindi uno di questi. In camera ce n'ho altri due perché mi sono fatta i torciglioni l'altro ieri, quindi l'ho mollato in camera. Il filo interdentale con altri capelli. Poi delle forbici, non lo so perché. Un pezzo di fascetta, un altro paio di pinzette, un paio di orecchini, questi qui a sfera simil Dior, possono essere preutili. Alien, un campioncino di Thierry Mugler. Un elastico e una molletta. Poi quest'altra schiena, un pettine. Sì, proprio, ho detto, proprio cose random. Una serie di elastici, un pochino così, si brindellati anche. E la crema per la dermatite che è Flubason 0,25% emulsione cutanea.
bustine monodose che utilizzo quando ho la dermatite qui sulle sopracciglia e intorno al naso. È micidiale perché la applico una volta e passa tutto. E basta, questo è tutto quello che ho nella mia borsettina da viaggio barra per le emergenze. Spero che ci possa essere qualche spunto per voi, anche per magari portare qualcosa nella vostra borsettina. Sicuramente manca qualcosa, ad esempio lo spazzolino e il dentifricio li ho da mamma, quindi comunque non li devo portare. Detto questo, basta così. Un saluto, un bacio. Ciao!